La domanda magari anche per la parte tecnica, è chiaro che comunque cambiando allenatore anche se la squadra, che poi è una domanda che confesso anche per il presidente naturalmente, cambiando allenatore comunque anche se la squadra pressoché fatta, penso che il direttore sportivo sarà chiamato anche a un ulteriore sforzo in questi ultimi giorni di mercato, perché ci sarà anche qualche altra magari piccola esigenza, no? Per, ma cioè, al confronto col nuovo allenatore, quindi ecco, immagino se ci può avanzare qualcosa. Poi volevo fare una domanda anche a Comotto, come avete preso nello spogliatoio questi giorni un pochino così movimentati in base anche alla grande esperienza che hai, immagino che i giocatori più esperti siano stati anche chiamati un po' a raccolta dal presidente. Vieni Gianluca, se no non sento, tanto io sto qui di paraggio. E che cosa ecco, ci può dire poi della squadra insomma per dopo il confronto che avete avuto con il... Allora inizio io, inizio rispondendoti, anzi non rispondendoti per prima, dicendo che Cristiano Lucarelli è un ragazzo in gamba, una persona molto intelligente e c'è stato sempre confronto molto leale, molto corretto da parte mia, da parte di Marcello Pizzimenti giorno dopo giorno, e penso che questo lui lo possa confermare su quelle che erano le idee della società, del Perugia, a confronto con quelle che erano anche le sue idee. Come ha detto il presidente, sicuramente abbiamo sbagliato perché abbiamo come società da sempre sostenuto, ma perché lo abbiamo nelle nostre idee, nella nostra testa, un progetto tecnico ben definito che vogliamo far proseguire e che deve essere in pratica, diciamo, il punto principale da cui si sviluppa, no, l'attività proprio calcistica del Perugia Calcio. Abbiamo fatto l'errore di mettere un allenatore dentro questo progetto e sicuramente abbiamo capito che l'allenatore deve essere al centro del progetto, cioè il progetto deve partire dall'allenatore e quindi è fondamentale che se ne condividano da subito, non soltanto fuori dal campo ma anche poi nello sviluppo in campo, le idee. A livello umano sicuramente non abbiamo fatto una cosa bellissima con Cristiano e penso che per me, per Marcello, per il presidente, il mal di pancia ancora è presente per come sono andate le cose, per come sono andati questi ultimi giorni. Ripeto, è una persona intelligente, è un ragazzo intelligente e ha grandi capacità. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per quello che sarà sicuramente una carriera importante. Per quello che era la squadra è stata costruita con l'idea della società, con l'idea di quel progetto tecnico che era nella testa della società. E quindi sono stati presi i giocatori per un certo tipo, per una certa tipologia di gioco. Da qui al 2 settembre credo che prenderemo ancora un giocatore per completare la rosa, prenderemo un difensore, probabilmente un terzino sinistro, perché nel caso in cui non c'è Sini non c'è nessuno che lo possa sostituire, dopo che per scelta della società e perché poi il ragazzo insomma ha accettato la destinazione, Andrea Zanchi è andato a giocare in prestito, quindi si è liberato questo buco e quindi lo dobbiamo coprire. Sì, beh, io allora innanzitutto sono qua come capitano a nome della squadra per ringraziare mister Lucarelli, fargli l'in bocca al lupo. Naturalmente non è mai bello quando un allenatore viene mandato via e rimane una sconfitta, no? Però nella vita si sbaglia, forse la cosa più bella e difficile è ammettere l'errore, quindi va dato atto al nostro presidente di una scelta coraggiosa e che penso che abbia fatto male prima a lui e poi agli altri. Detto questo, si chiude una parentesi, è brutto dirlo, ma si è chiusa e ora tocca a noi di esperienza far capire che si apre una cosa molto più importante, la cosa per cui io sono venuto qui e per cui tanti giocatori sono venuti qui, che è quella di portare il Perugia in Serie B, o almeno provare a farlo.
se la strada è questa, l'importante è l'obiettivo, no? Nella vita contano gli obiettivi, l'obiettivo si può raggiungere in vari modi, la strada imboccata a questo punto è questa nuova, e rimane il fatto che tra 5 giorni c'è la prima di campionato, e quindi bisogna essere molto intelligenti e ripartire dandosi tutti quanti da fare, ecco. Io non so quanti giocatori che sono in rosa oggi ci sarebbero oppure no se il Cambrone era stato confermato, quindi ancora una volta sto tecnico si trova con una rosa già pronta da mettere a posto, inquadrarla, una condizione fisica abbastanza appesantita per una preparazione secondo me fatta sul fondo, proiettata nel futuro. Quindi in 5 giorni c'è da rimettere a posto l'aspetto fisico e l'aspetto della formazione. Quindi per Cambrone è stato un ritorno, una grande soddisfazione, perché in passato ha fatto molto bene, ha fatto eccezione per la parte finale, noi siamo rimasti un po' tutti delusi, lui compreso. Però in questo momento ci mettete in mano, dico, una castagna abbastanza calda da dover gestire, e mi auguro possa fare con la stessa bravura la passata stagione, magari con una condizione ancora più fortunata. Ecco, mi chiedo se in questo momento è sufficiente un uomo solo per completare la rosa, oppure se attraverso le indicazioni del tecnico. Con il tecnico abbiamo già parlato e delle modificazioni. Con il tecnico abbiamo già parlato e la sua richiesta è stata soltanto quella. Guardando proprio in direzione Cambrone, può rispondere il presidente, pure non so il direttore. Diciamo una valutazione così ancora a priori, ma la rosa a disposizione che avrà quest'anno è sulla carta migliore, uguale, peggiore rispetto a quella con cui è arrivato secondo, e quindi se è migliore, se l'obiettivo è il primo posto. Questa è una domanda che non è facile rispondere, perché se andiamo a vedere i libri, io ti dico subito è migliore. Se poi me la rifai a fine maggio ti posso rispondere ancora meglio. Ma Domenico, questo non è facile. Quello che ti posso garantire è che io e Roberto abbiamo fatto un mercato insieme a Marcello, convinti di migliorare quello che avevamo. Poi dopodiché una squadra migliore significa una cosa sola. Quindi qui salta ben aria la scrivania a maggio. Invece ragioniamo su questo, che questa sarà un'annata difficile, perché malgrado è andata a finire male quella scorsa, è stata un'annata straordinaria e migliorarla è la cosa più difficile al mondo, perché ricominciare una stagione quando si arriva a 15esimi, io credo che alla fine comunque vada, va sempre meglio. Quando si arriva secondi, tolte le penalizzazioni, a un punto, è dura. Però l'obiettivo della società, come voi ben sapete, non è arrivare primi, ce lo auguriamo e lavoriamo per diventare primi, però l'obiettivo ufficiale è arrivare, dire ai playoff, è anche bruttino perché oggi lo fanno in 9, insomma, diciamo, noi pensiamo di avere un gruppo che possa stare tra le prime 4, ecco, io questo spero che mi posso sbilanciare un pochino a dirlo, anche se poi aspettiamo sempre il campo. Io credo che Presse possa aggiungere che la rosa ha una qualità tecnica un po' superiore rispetto all'anno scorso, ma quello che poi conta sono altre qualità, contano di più, contano qualità morali, qualità di adattamento, tante altre cose. Lo scorso anno siamo arrivati secondi, quest'anno rispetto all'anno scorso ci sono 5-6 squadre differenti nel nostro girone, e questo potrebbe essere, diciamo, una variabile importante. Se ci fossero le squadre dell'anno scorso, secondo me chiaramente la cosa poteva essere diversa. Presidente, prima che se ne vada, dato che è qui oggi, le volevo chiedere se si sente di aggiungere qualcosa alla nota diffusa ieri dalla società sul saluto di Roberto Lega. Io come al solito sto con la sciabola, il cavallo bianco davanti a tutto. Voi lo sapete, io credo
forse nell'entusiasmo di un tifoso, ha accettato di buon grado questa mansione, però sinceramente forse poi nel tempo si è reso conto che gli assorbiva troppo tempo e soprattutto magari che si doveva esporre, insomma non è facile portare avanti, non perché non era in grado, per l'amor di Dio ci mancherebbe altro, però farlo per passione, perché Roberto era venuto veramente, per parlarci chiaro, senza stipendio, lo faceva proprio per amore del suo Perugia. Poi però il tempo era tanto e le responsabilità che lui già non credo che poteva continuare, ecco, con questo percorso, o quantomeno non lo poteva fare per come lui voleva, quindi ha preferito rimanere in famiglia, perché Roberto, insomma, la porta qui del Perugia è sempre aperta per lui, però senza impegni, ecco, ci siamo lasciati così. Secondo me è un personaggio straordinario, quindi vuole talmente bene al Perugia, non ve lo devo insegnare io, insomma, ha raccontato lui stesso con chi giocava, magari con parecchi di voi, dei più grandi, al Santa Giuliana, questo, lui ce l'ha nel cuore il Perugia. Lo seguirà, diciamo, attraverso il tempo che gli lasciano i suoi impegni, non più in maniera importante come prima. Posso fare l'ultimissima, sì. Giusto che ci siamo? Si sente di dire che la scelta di Camplone è anche un po', diciamo, molto distaccata da quella che sono un po' le, diciamo, le esigenze, vabbè, delle casse della società, nel senso che ha messo in conto magari di perdere qualche abbonamento, visto che, insomma, non deve nascondersi, ma diciamo... Questo è un lato importante, mi piace molto questa domanda, Domenico, perché non se ne può mai parlare, però io dico una cosa, signori, pensate quanto sono convinto io di quello che ho fatto. Perché oltre alla mia convinzione io ho rimesso tanti soldi, però ripeto e ribadisco, io sono venuto qua, ho un obiettivo, è solo quello, voglio andare in Serie B. Quando capisco che la strada mi diventa difficoltosa, non penso più nemmeno ai soldi, penso solo a raggiungere l'obiettivo. Quindi ho accettato di buon grado di pagare, come solito mio fare, i miei errori, come ho fatto con qualche altro signorino che si permette di darmi del qua qua qua, ma io gli ricordo a quel signore che l'ho pagato profumatamente per accettare e per ammettere l'errore di avergli fatto troppi anni di contratto a un giocatore che comunque aveva la sua età. Quindi ancora una volta sono qui pronto a prendermi le mie responsabilità, a pagare economicamente i miei errori, sempre perché voglio migliorare il Perugia. Quando, speriamo, fra 20 anni andrò via, ve l'ho sempre detto, io voglio andare via a testa alta e quantomeno voglio andare via avendo creato meno danni possibili. Questo è il mio modo di ragionare. Volevo chiedere a Coretti, si è, diciamo, convinto che questa squadra sia più forte di quella dell'anno. L'ho detto adesso, dal punto di vista esclusivamente tecnico credo di sì. Sì, se fate prima risponde, se no. Ah, ok. Scusa Antonio, scusate. Finito. Ero distratto io. Prego. Se corrisponde al vero il fatto che c'è stato un tentativo da parte della squadra, di una delegazione della squadra, di farti recedere la decisione del suonero. Questo di... posso rispondere. E se corrisponde al vero anche la notizia di una, da parte tua, di una formazione di un comitato dei saggi all'interno dello spogliatoio, una sorta di comitato per, diciamo, per far sì che questi senatori contribuiscano a mantenere lo spogliatoio unito. Saggi ce n'è pochi. Guarda, io tutto sono meno che saggio. Se ero saggio forse. Il comitato rispondo io, in quanto forse faccio parte del comitato, non è assolutamente vero. Il presidente ci ha chiamato per farci partecipe della situazione, quindi sono decisioni che naturalmente spettano alla società e basta. Ripeto quello che ho detto prima, sta a noi
adeguarci e fare in modo che questa scelta del presidente si rivedi vincente, basta, questo è il pensiero mio e quello della squadra. Una, no, è l'ultima, sì, veramente. Presidente ha fatto outing, adesso la domanda è, ma quando ha scelto Lucarelli, perché non gli ha dato una botta in testa e non gli ha detto tieni Gablone? Col presidente abbiamo preso le decisioni insieme, ragionando e, poco. E parlando, cercando di fare sempre e cercheremo sempre di fare per il bene del Perugia. Quindi in parte ti senti colpevole anche tu delle stesse colpe del presidente? Io faccio parte del Perugia, punto. Un sorriso però. Beh, grazie.